La scorsa stagione è stata importante perché è stata la ripresa dopo la pandemia, abbiamo avuto grossi problemi nelle assegnazioni delle palestre, ritardi, quindi tutto il movimento ne ha risentito, non solo il nostro come Santa Sabina, ma tutto quello del mondo dello sport genovese e ligure. Però i gruppi sono riusciti a reggere la botta anche dalla sospensione di gennaio e a strutturarsi bene, quindi la Serie D ha fatto un campionato favoloso nonostante fosse il primo anno del gruppo. E ci siamo ritrovati con piacere promossi in Serie C. L'allenatore ha deciso di premiare il gruppo e quindi la C la faremo col gruppo dell'anno scorso, è partito bene, speriamo di toglierci delle soddisfazioni anche nella massima categoria regionale. L'attenzione primaria va sempre al vivaio, alla promozione della pallavolo tra i giovani. Assolutamente, cerchiamo di tenere duro perché una cosa che ci teneva a dire è che oramai tanti sport si affacciano nelle scuole, anche sport non riconosciuti dal CONI e tolgono spazi agli sport tradizionali, tra cui il nostro. E quindi un appello che faccio alla federazione e al CONI è di garantire agli sport riconosciuti la pratica nelle scuole, perché è troppo importante che il lavoro fatto negli anni non si disperda così, per il desiderio di un consiglio d'istituto o di un dirigente scolastico. L'universo Santa Sabina su quante squadre, su quanti tesserati può contare, su quali impianti insiste la vostra attività? Sono tutti impianti scolastici, e poi esiste solo un impianto sportivo dove giochiamo le gare regionali, che è il Sedi di Quinto, dove ci alleniamo una volta sola alla settimana e non abbiamo ancora iniziato la stagione. Quindi le società come la nostra vivono la difficoltà di lavorare in spazi angusti e di non avere la possibilità di fare il lavoro che si deve fare con le squadre regionali. Siamo oltre 450 atleti divisi in 15 squadre, quindi cerchiamo di portare avanti con tutti l'attività federale, anche le squadre meno attrezzate, però ecco, chiediamo alla federazione un aiuto nel garantire che gli accessi alle palestre siano per tutti.